di oggi della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Proteste in tutta Italia contro le chiusure anti-Covid, Napoli in migliaia davanti alla Regione, devastazioni a Torino e Milano, disordini anche a Trieste, Cremona, Lecce, Verona, Cosenza, Ferrara, Salerno, Palermo e Siracusa. Nel capoluogo lombardo diverse bombe carta sono state lanciate in serata contro gli agenti, un poliziotto è rimasto ferito, danni a De Ors, tram e metropolitana. Un ferito anche a Torino, 10 le persone fermate. L'allarme del Ministero dell'Interno dice c'è il pericolo che manifestazioni vengano strumentalizzate. Sondaggi: per il 28% le misure anticontagio sono adeguate, il 36% le considera insufficiente e la chiusura dei bar non piace il 48%. Secondo l'ultima rilevazione di SWG per il TG La 7, solo il 25% boccia le norme per limitare il contagio perché le considera eccessive e dettate da un eccesso di prudenza dell'esecutivo. Il 35% promuove la chiusura di bar e ristoranti, mentre il 17% la considera misura insufficiente. I partiti come la Lega perde un punto in una settimana, Fratelli d'Italia ne guadagna mezzo, è stabile il PD. I 5 Stelle guadagnano due decimali. Coronavirus, i dati sono 17.012 nuovi casi e 141 morti a ieri, con 124.000 tamponi, 991 ricoveri in più, altre 76 persone in rianimazione. Tra le regioni la Toscana supera per la prima volta i 2.000 contagi quotidiani, male anche la Lombardia con più 3.570. In Molise una persona testata su 5 è risultata positiva. Una settimana fa i nuovi casi erano fermi a quota 9.338 con 98.000 tamponi, mentre i ricoverati con sintomi sono passati da 7.676 ai circa 13.000 di ieri. Renzi supera il centrodestra, dice riaprire tutto, e Zingaretti dice eticamente intollerabile avere due piedi in due staffe, nemico e virus, non le regole. Italia Viva, dopo 24 ore dalla firma di Conte sul DPCM, ricorda improvvisamente di essere al governo e contesta lo stop a locali, teatri, cinema, scuole e sport. In cambio non dice come fermerebbe la curva verticale e di contagi. Il segretario del PD dice basta con questo diluvio di distinguo, Conte svolga ruolo di sintesi, noi ci siamo. Genova, tutte le aule del Palazzo di Giustizia inagibili, aereazione non rispetta la norma anti-Covid, udienze rinviate. Il Tribunale del Capoluogo Ligure è off limits dopo le ispezioni svolte nelle ultime ore da ASL e Provveditorato regionale alle opere pubbliche. Per almeno tutta la settimana prossima non si potrà svolgere alcuna udienza. La novità è stata annunciata via mail dal presidente del Tribunale Enrico Ravera a tutti i presidenti di sezione. Passiamo alle notizie di Napoli e dalla Campania. Coronavirus sotto quota 2.000 i positivi, ma 10 nuovi ricoveri in terapia intensiva e 16 morti. L'ultimo bollettino dell'unità di crisi sui contagi in Campania fa segnare un lieve calo di positivi, ma a fronte di una consistente riduzione di tamponi eseguiti. Da segnalare ancora 16 decessi e 10 nuovi ricoveri in terapia intensiva. Manifestazione a Piazza Plebiscito, i commercianti protestano ancora, sono già diverse centinaia le persone che si sono riunite a Piazza del Plebiscito per protestare contro le imposizioni stabilite dal DPCM del presidente Giuseppe Conte, insieme a quelle imposte dalle ultime ordinanze del presidente della regione Vincenzo De Luca. Una stretta per contrastare l'epidemia di coronavirus che però rischia di soffocare interi settori produttivi della città, che hanno scelto di scendere in piazza a protestare già da diversi giorni. Quella di ieri è una piazza variegata, composta in maggioranza da commercianti, professionisti, partite IVA, lavoratori dello spettacolo, ma anche attivisti dei centri sociali e dei gruppi organizzati di disoccupati. Covid al San Leonardo è piena emergenza, non possiamo accogliere più nessuno, hanno detto. Cattive notizie dall'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove risultano esauriti tutti i posti letto. Tutte le barelle, sedie e letti disponibili in ospedale sono stati requisiti e tutte le fonti di ossigeno, incluse 12 supplementari, sono utilizzate.
pertanto non si è in grado di accogliere alcun paziente, non potendo garantire l'adeguata assistenza. Questo lo spiega il direttore dell'unità operativa di medicina e chirurgia d'urgenza e accettazione, Pietro Di Cicco. E adesso passiamo alle notizie dal Friuli Venezia Giulia, ma diamo subito la parola alla nostra corrispondente Sabrina Cicotti da Udine. Si è svolta a Trieste il 24 ottobre una manifestazione in Piazza Libertà indetta dal gruppo di estrema destra Son Giusto per protestare contro il business dell'immigrazione clandestina all'inno Riprendiamoci i nostri quartieri. Associazioni e realtà politiche di destra avevano criticato l'autorizzazione a tale evento, in quanto proprio nella piazza opera Linea Ombra, un'associazione di volontari che offre aiuto ai migranti in arrivo dalla rotta balcanica. Cittadini hanno occupato la piazza in maniera passiva, seduti e in piedi, per fare resistenza e contromanifestazione al gruppo di estrema destra. La polizia ha caricato alcune persone cercando di disperdere l'occupazione non autorizzata. Ci sono state colluttazioni ed alcune persone ferite. I triestini si schierano a favore delle associazioni che si attivano per aiutare gli stranieri che arrivano stremati dal viaggio lungo i Balcani dopo aver subito ogni genere di violenza. I triestini criticano in maniera anche preoccupante le autorità che hanno autorizzato tali manifestazioni, organizzate da fondazioni fasciste che si accaniscono contro gli uomini e le donne fragili a cui si cerca di garantire un minimo di diritti umani. È tutto, Sabrina Cicotti per Radio Saius. Bene cari amici, adesso continuiamo con le notizie sempre dal Friuli Venezia Giulia. Trieste, migliaia in piazza, come diceva la nostra corrispondente Sabrina Cicotti, per il nuovo DPCM comunque c'è stato. Coronavirus, 334 nuovi contagi e 3 decessi in Friuli Venezia Giulia, morte 3 donne, una delle quali di 41 anni. Salgono a 27 i pazienti in cura in terapia intensiva e c'è a 119 ricoverati in altri reparti. Sono stati rilevati ieri 334 nuovi contagi a fronte di 3.087 tamponi eseguiti e ci sono stati 3 decessi da Covid-19 appunto. Si tratta di 3 donne, una 41enne di Trieste, una 73enne e una 94enne, entrambe di Pordenone. Lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. San Vito, una copertura strategica per via Amalteo, proseguono senza sosta i lavori di riqualificazione. Come dicevamo, in via Amalteo a San Vito al Tagliamento, con l'obiettivo di arrivare a terminare le opere lungo l'asse centrale della strada entro la fine del prossimo mese. Proprio per rispettare tale scadenza, nei giorni scorsi è stata installata una copertura mobile finalizzata a consentire il proseguo dei lavori legati in particolare alla nuova pavimentazione ed evitare così uno stop forzato in caso di maltempo. Viene inoltre fornita anche adeguata illuminazione, aspetto utile in questo periodo dell'anno in cui le giornate si accorciano sempre di più. Bene cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa prima edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.